Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con l'agenda del santuario. A tutti voi, cari amici, che vi apprestate a giungere in pellegrinaggio qui a San Giovanni Rotondo e a quanti in questi giorni hanno popolato i luoghi vissuti dal santo di Pietrelcina. Benvenuta e bentrovata anche a Marianna Lopes dell'Ufficio Accoglienza Pellegrini. Ciao Marianna. Ciao Leo, grazie a te. E dunque, stiamo raccontando, Marianna, di questo mese così bello di ottobre, segnato anche dal tema delle missioni che domenica scorsa è stato anche all'oggetto della riflessione nelle varie celebrazioni eucaristiche, visto che abbiamo celebrato proprio la giornata missionaria mondiale, un mese che potremmo dire in parallelo è stato vissuto anche qui a San Giovanni Rotondo, grazie alla mostra missionaria allestita dai frati nei locali della Chiesa di San Pio. Sì, è stato un mese intenso, tanti sono stati anche gli ospiti per le missioni ed è possibile, come dicevi tu, insomma, vedere la mostra missionaria nel foyer della chiesa di San Pio tutti i giorni, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. Ancora per pochi giorni, perché poi Certo, ovviamente ormai. si chiuderà il mese di ottobre, inizierà un altro mese importante, ma poi comunque ne parleremo, il mese di novembre. Dunque, domenica, giornata missionaria mondiale, inevitabilmente le celebrazioni nel santuario di San Pio e di Santa Maria delle Grazie hanno vissuto di questa festa così bella, così importante, che stiamo raccontando anche da questo studio attraverso il programma Viandanti sulle strade del Vangelo. E allora vogliamo partire con l'omelia pronunciata da Fra Raffaele Mangiacotti, responsabile per le missioni della provincia religiosa di Sant'Angelo e Padre Pio, nella celebrazione di domenica 22 ottobre alle ore 18 nella chiesa di Santa Maria delle Grazie. Ascoltiamo insieme qualche stralcio della sua omelia. Fratelli e sorelle, vogliamo accogliere questa parola di Dio perché possa trasformare anche i nostri cuori, anzi, possa veramente infiammare i nostri cuori e farci ripartire come creature nuove, proprio come il titolo di questa giornata missionaria. Cuori ardenti, cioè cuori infiammati dalla parola dello Spirito, dalla parola di Gesù. E piedi in cammino. Ecco questa giornata di oggi che il Papa ci fa celebrare come giornata mondiale delle missioni. Con questo episodio che lui ha voluto meditare sull'Evangelo di Luca, quando i discepoli di Emmaus erano due discepoli che se ne tornavano nel loro villaggio perché erano rimasti delusi di tutto ciò che era successo a Gesù, che era stato crocifisso e morto. Quindi loro che credevano, perché dicevano noi che speravamo in lui che fosse il Messia, colui che ci doveva liberare da Israele. Ecco allora oggi, pensando a questa giornata mondiale delle missioni, pensiamo anche attraverso la nostra preghiera, pensiamo attraverso la nostra carità, pensiamo con tutti i mezzi che noi abbiamo, ecco, di essere anche dalla parte di quelle chiese che non hanno ancora la possibilità di spezzare il pane della parola, il pane eucaristico dove mancano sacerdoti. Pensiamo alle tante chiese che sono perseguitate a causa del Vangelo. Anche noi quest'anno nella nostra missione del Chad Centrafrica, anche noi, ecco, abbiamo avuto delle rappresaglie. Da Pasqua dell'anno scorso sono stati attaccati tantissimi villaggi nella nostra diocesi dove lavorano i frati cappuccini, i missionari di Padre Pio, i nostri frati che lavorano laggiù. Ecco, e in ultimo tempo una delle nostre parrocchie, una di quelle dove io ho lavorato per alcuni anni, ecco, è stata trasformata come un campo per accogliere i tanti profughi, perché questi jihadisti, i Boko Haram, come si sono installati nella zona, come vengono definiti, ecco, destabilizzano, perseguitano i cristiani per farli scappare via anche dai loro villaggi, perché evidentemente quei sottosuoli sono ricchi di giacimenti, di petrolio, di tante altre cose. E tutto questo dietro ci sono anche le grandi potenze, dobbiamo vergognarci di questo, ma sono loro che mettono poi le armi nelle mani e poi fanno vedere che dobbiamo vedere come fare la pace.
E dunque, parole forti quelle di Fra Raffaele, che è il grande animatore, potremmo dire, anche di questa mostra missionaria di cui tu, Marianna, sì, dicevi poc'anzi, frequentata da tantissime persone. Hai anche citato, Marianna, i tanti gruppi che sono giunti e che stanno giungendo anche in queste ore qui a San Giovanni Rotondo, provenienti da ogni parte del mondo. Ci siamo voluti concentrare su uno in particolare che lunedì scorso è giunto qui dall'Albania, accompagnato dal pastore Monsignor Giovanni Peragine, amministratore apostolico dell'Albania del Sud, un pellegrinaggio bello, partecipato. Stiamo vedendo anche alcune immagini della celebrazione presieduta dal vescovo, tra l'altro originario di Altamura, quindi della Puglia, e che hanno visto tante persone pregare nei luoghi di San Pio. Noi abbiamo voluto anche incontrare personalmente Monsignor Peragine per scambiare qualche battuta. Vediamo insieme. Eccellenza, dall'altra parte dell'Adriatico, qui a San Giovanni Rotondo, qual è il senso di questa visita qui da Padre Pio? Sì, dall'altra parte dell'Adriatico, molto vicino anche a questa zona, a questo santuario, a questo luogo santo, ma molto lontano dal punto di vista della fede, della crescita della fede di questo paese, l'Albania, che per tanti anni è stato sotto la dittatura comunista. E nella zona della mia diocesi, in una piccola zona della mia diocesi, abbiamo già una piccola cappella dedicata a Padre Pio, e da anni pensavamo di organizzare, appunto, con i fedeli di questa piccola parrocchia, di piccola chiesa, un pellegrinaggio proprio sulla terra, sulla tomba di Padre Pio. Ecco, dopo tanti sacrifici, nonostante tante difficoltà, anche Padre Pio ci ha aiutati a organizzare e a realizzare questo viaggio. Abbiamo celebrato la giornata missionaria mondiale, lei è un vescovo missionario, qual è il senso allora di questa missione al giorno d'oggi? È quello di annunciare il Vangelo, soprattutto in questa terra molto vicina all'Italia, all'Europa. Io dico sempre che siamo soltanto a 1 ora e mezzo di volo da Roma, ed è un paese dove c'è bisogno ancora di tanto annuncio del Vangelo, perché, come dicevo prima, questo paese è per quasi 50 anni di ateismo, l'unico paese al mondo a dichiarare l'ateismo di Stato, oggi ha sete di Dio. Quindi la nostra presenza, la presenza di ogni religioso, di ogni missionario e oggi anche di ogni cristiano, è quello di testimoniare con la vita questo annuncio bello del Vangelo. Che cosa porterete davanti a Padre Pio? A Padre Pio portiamo, anche con commozione, lo dico con commozione, questo paese che ha sofferto tanto e ha tanto bisogno di spiritualità, tanto bisogno di Dio. Ecco, Padre Pio ha indicato e indica ancora oggi, con il suo esempio, con la sua intercessione, la via per arrivare, per innamorarsi di Dio. Ecco, noi chiederemo che attraverso Padre Pio, per intercessione sua, questo paese possa sempre più uscire dall'ateismo, uscire da questa aridità spirituale e incontrare veramente Dio. Parole belle sentite, partecipate. Molto bella e toccante la testimonianza di Monsignor Peragine, soprattutto sottolineare la presenza di una chiesa di San Pio in Albania, un paese che ha vissuto appunto tanti anni l'ateismo, quindi una bellissima testimonianza. E per chiudere il cerchio delle testimonianze, potremmo dire così, anche di prelati che sono giunti qui a San Giovanni Rotondo, domenica mattina è giunto qui con il gruppo di Aversa Monsignor Angelo Spinillo, pastore appunto della chiesa di Aversa, che ha presieduto la celebrazione delle 11:30 in una chiesa di San Pio gremitissima. Un brevissimo stralcio della sua riflessione, la vediamo insieme. Possiamo dire che siamo qui oggi da tante comunità diverse, sono state elencate all'inizio della messa. Siamo qui per imparare un modello di santità da Padre Pio. Pensate, un uomo che potremmo dire non si è mai mosso di qui, dopo che ha avuto il dono di essere configurato a Cristo attraverso le piaghe della crocifissione.
attraverso quelle stimmate che, come era accaduto per San Francesco d'Assisi, lo facevano davvero rassomigliare a Gesù e soprattutto lo facevano partecipare all'amore di Gesù, all'amore di Gesù verso Dio Padre, quella filiale obbedienza per cui anche nel momento della grande sofferenza egli si affida all'amore di Dio, lotta contro il peccato, contro il male, rimanendo obbediente come Gesù sulla croce alla misericordia di Dio per tutta l'umanità. E in questo allora egli diventa colui che ha il cuore aperto a tutti i fratelli e le sorelle. Non ha più confini, non ha più limiti, non bada alla provenienza delle persone, ma tende a orientare il cammino di tutti verso il regno di Dio. Quella è la verità. Non conta da dove proveniamo, chi siamo, dove abitiamo, conta che siamo tutti in cammino verso il regno di Dio. E allora chiediamo al Signore questa grazia, il modello di santità di San Pio da Pietrelcina possa essere per noi il modello che ci ispira a chiedere al Signore la grazia di appartenergli, di essere insieme con Cristo Gesù, di somigliare a Gesù, che è colui che è chiamato dal Padre, mandato per essere salvatore dell'umanità, luce del mondo, via e verità per il cammino di tutta l'umanità. Ecco, chiediamo questa grazia al Signore. Questo significa essere missionari. Ci conforta ancora il pensiero della giornata di oggi che la Chiesa dedica alla memoria di San Giovanni Paolo II. E quella sua espressione, che era un po' il suo motto episcopale, totus tuus, totalmente tuo. Totalmente tuo vuol dire, eccomi, mi hai chiamato, io vengo. Rispondo all'invito, partecipo pienamente, totalmente della tua volontà. Vado dove il Signore mi chiama ad essere insieme con Lui annunziatore di vita e quindi di carità, di fraternità ai fratelli. E non poteva non mancare il riferimento ovviamente a Giovanni Paolo II nel giorno in cui la Chiesa celebra la sua memoria liturgica. Noi ora ci fermiamo per la pubblicità, pochi istanti di pausa e poi ancora insieme. Eccoci ritornati insieme, dunque abbiamo rivissuto alcuni dei momenti che hanno caratterizzato in maniera specifica la giornata di domenica in cui abbiamo ricordato l'impegno delle missioni e dei missionari. Adesso vogliamo fare un breve salto indietro perché Marianna, come ricorderai, la scorsa settimana abbiamo annunciato che l'adorazione eucaristica del giovedì della settimana scorsa appunto sarebbe stata trasmessa da Manfredonia per l'ordinazione presbiterale di Fra Francesco Bottalico, giovane diacono cappuccino che presta il proprio servizio nella mensa dei poveri a Foggia, questa istituzione molto bella di cui magari nelle prossime settimane avremo modo di parlare in maniera un po' più approfondita. Stiamo vedendo anche delle immagini relative al momento dell'ordinazione che si è tenuta nella cattedrale di Manfredonia sabato scorso, ordinazione che è stata conferita a Fra Francesco da padre Franco Moscone, arcivescovo appunto della nostra diocesi di Manfredonia Vieste San Giovanni Rotondo. Fra Francesco che è stato attorniato da tutti i confratelli della provincia religiosa di Sant'Angelo e Padre Pio, che sono giunti da tutti i conventi per questo momento di festa molto bello, molto sentito, molto partecipato. E allora noi vogliamo, visto che anche c'è stata questa felice coincidenza, farvi ascoltare alcune parole che sono state pronunciate in occasione di questa ordinazione, ritornando a giovedì, come dicevamo, con l'adorazione eucaristica vocazionale presieduta nella chiesa del Carmine di Manfredonia da Fra Pasquale Cianci, animata dall'intera equipe di pastorale giovanile del santuario di San Pio da Pietrelcina. Ascoltiamo alcune parole della riflessione di Fra Pasquale. Lo Spirito scenda su di te e ti faccia assomigliare sempre di più, non all'idea che magari tu puoi avere anche buona di te stesso, ma alla persona di Cristo. Questa è la sfida. E in questo brano del Vangelo di Marco che abbiamo ascoltato, sai, è la terza volta che Gesù annuncia la sua imminente passione a Gerusalemme.
La prima volta si trova a riscontrarsi con la mentalità di Pietro, che gli dice: no, non ti accadrà. Ma Pietro fa una figuraccia e si sente chiamare da Gesù Satana, cioè scandalo, divisore. Poi una seconda volta Gesù annunzia ai suoi discepoli che deve andare a Gerusalemme, che deve affrontare la croce, e questo crea subbuglio in tutta la comunità dei discepoli, una discussione su chi tra loro doveva essere il più grande, una confusione. Siamo al terzo annuncio, quello che abbiamo ascoltato questa sera. E che cosa succede? Che Giacomo e Giovanni, che erano cugini di Gesù, erano parenti, forse loro pensavano di arrogarsi anche dei diritti in più rispetto agli altri, chiedono a Gesù di avere due posti speciali, uno a destra e uno a sinistra nella gloria. Eccole allora presentarsi con questa richiesta, quasi di meritare per il futuro, quando Gesù, il Re Messia, stabilirà il suo regno, e gli chiedono questo: concedici di sedere nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. Ma questa è una pretesa più che una domanda, ed è l'atteggiamento esattamente contrario a quella obbedienza invece che tu sarai chiamato a riporre e a compiere in quel gesto che farai quando metterai le tue mani nelle mani di un padre e non di un padrone. Molto belle, molto significative anche queste parole di Fra Pasquale Cianci. Come abbiamo detto, Marianna, cari amici, l'ordinazione è stata conferita da padre Franco Moscone, arcivescovo di Manfredonia Vieste San Giovanni Rotondo. Vediamo insieme allora qualche immagine e ascoltiamo le parole di padre Franco. Il Signore chiama, il Signore ti ha chiamato per nome, conoscendoti dal profondo del cuore. Ha iniziato con te una dinamica di relazione d'amore profonda, sempre personale, intima, e sarà così per sempre. Guardando al tuo passato, al tuo percorso formativo, che è stato anche presentato dal padre provinciale, fondamentalmente sperimenti e hai sperimentato questa chiamata continua per nome da parte di Dio, che ti ha dato un titolo di servizio, e il titolo di servizio diventa quello di essere ministro eucaristico, presbitero, servo dell'altare del Signore per il suo popolo. Ma aggiunge, oltre al chiamare per nome guardando al tuo passato, anche un'altra osservazione, che era all'inizio, e dice: ti ho preso per la mano destra, ti ho accompagnato dall'inizio della tua vita fino ad oggi e continuerà ad accompagnarti. Alla dimensione della vocazione, che è il rapporto personale ed intimo con Dio, si collega sempre quella del discepolato. Il Signore accompagna e aspetta da noi che lo seguiamo, e ci accompagna stringendoci forte la mano ed educandoci alle cose sue, alla sua logica, ai suoi sentimenti. Fra Francesco ha poi celebrato la prima messa domenica nella chiesa di Santa Maria del Carmine. Torniamo a San Giovanni invece, Marianna, perché abbiamo parlato dei gruppi stranieri, noi ne abbiamo intercettato qualcuno. Sì, molti sono i gruppi, come abbiamo detto anche in tante occasioni, che stanno venendo qui a San Giovanni Rotondo. E adesso andiamo a vedere insieme i gruppi che questa settimana ci hanno inviato un racconto della loro esperienza nei luoghi di San Pio. Il primo gruppo proviene dagli Stati Uniti e in questa clip ringraziano per l'accoglienza ricevuta, per aver potuto celebrare nella Chiesa Antica, e quindi vediamo cosa ci dicono. Vediamo insieme. Hi, my name is Father Victor Blazovic. I'm the pastor of Sacred Heart Parish in Spokane, and I'm traveling here with pilgrims mostly from Eastern Washington. We're part of Catholic Charities
pilgrimage, and it's a great grace to be here today and celebrate Mass at the chapel that St. John Paul II celebrated Mass here, and it's a blessing for all of us, and a special surprise to be blessed with the relics of St. Padre Pio. And thank you to our wonderful tour guide, John Paolo, who is bringing us around, and thank you. Would you like to say something? This has been a beautiful, beautiful experience. Padre Pio has blessed me. Thank you, God, for this experience. Say hi. Hi. Grazie. I'm Janet Moore. Mother Mary gave me an apostolate called the Apostolate of Priestly Consecration. And we are coming here as part of a pilgrimage. We began in Medjugorje, and then we have been journeying throughout Italy. And this has been an amazing gift to be here in San Giovanni Rotondo with Padre Pio. He is a personal, dear, dear friend of mine. So I have three priests with me. In the last month, I've been able to bring 14. And we have about, how many, 25 pilgrims with us too. So this has meant the world to me. We've been able to have Holy Mass in the church that Padre Pio offered Holy Mass. We've been able to come into this beautiful space and be blessed by relic of a glove that Padre Pio wore and the crucifix that he prayed in front of. It's just been beyond imagining what the graces that we've received. Feel very grateful for your welcome and for the gifts that God has bestowed on us. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Che belle queste testimonianze, Marianna, che fanno anche ovviamente il paio con quanto abbiamo visto la settimana scorsa, tantissimi gruppi provenienti da ogni parte del mondo. Torniamo in Europa perché abbiamo il saluto e una breve clip di un gruppo ungherese. Vediamo insieme. E dunque, Marianna, davvero momenti belli, partecipativi di questo gruppo anche ungherese. Chiudiamo con i vari appuntamenti. Sì, allora venerdì 27 e sabato 28 presso l'Auditorium Maria Pile ci sarà il convegno Pacem in Terris. San Giovanni Rotondo si propone come città della pace. Il convegno è diviso appunto in due giornate e nasce dall'idea di celebrare l'enciclica Pace in Terris di Papa Giovanni XXIII a 60 anni dalla sua pubblicazione. Sabato 28 avremo l'ultima fiaccolata mariana del 2023, riprenderanno poi il primo sabato dopo la Pasqua e fino ad allora al suo posto ci sarà la recita del Santo Rosario dinanzi alle reliquie di San Pio. Questa domenica cambia l'orario, ma gli orari nella chiesa di San Pio restano invariati, per cui dal lunedì al venerdì avremo le celebrazioni nei giorni feriali alle 6.30 nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, alle 7.30 in chiesa inferiore San Pio da Pietrelcina, alle 10 e alle 11.30 nella chiesa San Pio da Pietrelcina, nel pomeriggio alle 18 nella chiesa di Santa Maria delle Grazie. Diverso nei giorni di maggiore affluenza, sabato e festivi. Le celebrazioni saranno alle 6.30 in chiesa Santa Maria delle Grazie, 7.30, 10 e 11.30 nella chiesa di San Pio da Pietrelcina, alle 16.30 chiesa San Pio da Pietrelcina, 18 chiesa Santa Maria delle Grazie e solo la domenica alle 19.30 la celebrazione sempre in chiesa Santa Maria delle Grazie.
L'ultimo appuntamento, visto che siamo anche, Marianna, in concomitanza con il mese di novembre, ci tenevamo a dirlo, è relativo anche a chi vuole visitare la tomba con i genitori di Padre Pio. Sì, il prossimo giovedì 2 novembre è la giornata dedicata ai nostri cari defunti, per cui nel cimitero di San Giovanni Rotondo, come hai detto tu, riposano i genitori di San Pio. Chi vuole può visitare anche questo luogo. Chiudo con un'importante anticipazione che andremo poi ad approfondire in seguito. Il 26 novembre, la Domenica di Cristo Re, il corpo di San Pio tornerà nella cripta di Santa Maria delle Grazie, ma poi avremo modo, insomma, di dare un programma più dettagliato. Bene, Marianna, si conclude anche qui il nostro appuntamento settimanale con l'agenda del Santuario. Grazie per essere stata con noi, ci rivediamo la settimana prossima. Grazie a voi. Grazie a tutti voi.